immaginato finisse così. Ma no, prima non è vero, prima della partita avevo detto a Butti e Giovi che mi avevano chiesto quanto finiva e gli ho detto che finiva 3-2, perché secondo me insomma, i valori delle due squadre sono lì e noi sapevamo che se abbiamo certe volte un gioco un po' altalenante e potevamo andare in difficoltà. Poi insomma siamo stati bravi, non abbiamo mollato oggi e loro sono un po' calati insomma, anche dal punto di vista agonistico quando andavamo sopra a 2-3 punti e quindi era quello l'obiettivo, di andare un po' sopra e per farli giocare un po' meno insomma, esuberanti di come fanno di solito. La battuta è stata ancora una volta decisiva, anche il cambio, non solo quella potente, cambia battuta tattica? Sì, sì. Battuta e ricezione per noi è molto importante, certe volte abbiamo poco da uno e poco dall'altro e facciamo fatica in tutto, invece quando teniamo in ricezione magari battiamo anche bene, secondo me siamo a livello delle prime, però è chiaro che fanno un po' così questi fondamentali e dobbiamo trovare la tranquillità magari di farli bene anche quando siamo sotto col punteggio oppure a conoscerci un po' di meglio ancora o qualcuno tira, qualcuno no, per avere un po' di equilibrio, invece certe volte insomma siamo un po' così, andiamo un po' col paraocchi, però siamo stati bravi, sono contenti di questa vittoria, non abbiamo fatto niente ancora perché insomma conosco la mia squadra e ho tantissima fiducia, ma insomma anche che sia una squadra che se non lotta sempre insomma può incappare degli errori banali, quindi dobbiamo stare lì concentrati veramente per 2 ore e mezza come oggi anche le prossime partite. Il primo punto del tie break ha dato un segnale che qualcosa era cambiato definitivo, quella schiacciata che hai fatto. Beh, è successo, mi sono girato, è schiacciato, comunque eravamo carichi anche se nei primi 2 set abbiamo fatto fatica, sapevamo di essere comunque in forma e stare sempre punto a punto ci dava un vantaggio sempre sottile, quindi lo siamo sempre andati a cercare. Dopo 5 set penso che sarà il playoff più equilibrato del campionato, quindi sarà a lottare. Che cosa vi siete detti alla fine del secondo set quando non funzionava quasi niente? No, stare tranquilli, di noi nervosirci, perché sicuramente quando ci nervosiamo giochiamo male, abbiamo anche ulteriori conferme, quindi siamo stati calmi palla su palla a giocare senza vedere il risultato e penso che è stata anche una cosa molto buona. È la terza vittoria al tie break per la tua squadra. Beh, su Verona. Anche se a Mosca abbiamo perso Golden Selme, sempre sui tie break siamo sempre lì, che li vinciamo e li perdiamo alla fine, quindi questa è una dimostrazione che ci siamo. Avete rovesciato il fattore campo, adesso dalla vostra parte. Beh, l'anno scorso l'hanno rovesciato loro e alla fine abbiamo vinto noi qui, quindi non vuol dire niente, dobbiamo tenerci stretti il palazzetto, il palavangelisti, riempirlo e prendere cara la pelle nel fattore campo.